Buongiorno e grazie di esserci. Peppino D'Urso, il vero sfidante di Anna Paola Giuliani, colui che contende all'assessore di San Severo lo stimolo e la direzione delle energie culturali del capoluogo, viene da lontano, dal Partito Comunista Italiano. Una storia importante, ricca di qualità e personalità di rilievo, dotate di realismo amministrativo, dotate di abilità nella composizione degli interessi, con il pelo sullo stomaco, ma anche, come dire, con un pensieri lunghi e uno sguardo aperto sulla complessità sociale. Peppino D'Urso è dentro questa storia, solo che di Foggia, solo che della città capoluogo, che è sempre stata una sorta di parente povero, il Partito Comunista di Foggia, di Cerignola e San Severo, che sono l'epicentro, la capitale del movimento bracciantile dal dopoguerra in poi. Mentre Foggia ha, come dire, una storia dannata, una storia sembra appunto imprescindibile di moderazione, perché prima monarchica, poi democristiana, in realtà è la città, come dire, irrorata di flussi di spesa pubblica, gonfiatasi a dismisura nel suo ceto medio, quasi sempre impiegatizio, puntellata con un welfare ora improprio, ma sicuramente invasivo, penetrante, con un robusto controllo sociale. Questa è Foggia. Peppino D'Urso opera dentro questa città, ma è una città che si apre come tutta la società italiana alla fine degli anni 70, e anche qui abbiamo, come dire, segnali di cambiamento forte, cioè un partito che si apre alla borghesia urbana, un partito, come dire, che comincia a essere anche riferimento di settori di ceto medio via via riflessivo, più progressista. È la stagione dei Paolo De Caro e degli Orazio Montinaro, tutti e due al Parlamento, storie e biografie diverse, ma insomma personalità intellettuali prestigiose. Paolo De Caro, Montale, e come dire, gli interessi forti sulla vicenda urbanistica del capoluogo. Orazio Montinaro, ricercatore, è, come dire, tra gli artefici della battaglia sull'università. Peppino D'Urso non è come loro, lui è in mezzo, lui è tra il ceto medio riflessivo, da un lato, e il partitone di Via Lecce, il partito appunto dei funzionari, il partito con un apparato apparentemente immodificabile, e si trova in mezzo, anche in tre distinti momenti della vicenda del capoluogo, quando tra il 92 e il 94 decide di sostenere l'amministrazione Chiroghi con l'ambizione di, come dire, far passare il piano regolatore generale, come poi accadrà quello firmato Benevolo, e in mezzo quando, tra la fine degli anni 90 e inizi del 2000, governa le politiche sociali a Palazzo Dogana con Antonio Pellegrino, le migliori politiche di welfare insieme a quelle di Manfredonia di Paolo Cascaviga qualche anno più tardi, e in mezzo quando puntella, sostiene Gianni Mongeri alla fine o quasi della più drammatica delle consigliature che ricordi la città. In mezzo una vita da mediano, sempre contiguo con il potere appunto del suo partito, dentro il suo partito, i Sabino Colangelo e oggi Raffaele Piemontese, ma anche con un piede fuori, insomma, l'apertura alla società civile, simbolizzata dal suo quartier generale, Parco San Felice, da dove è sempre ripartito dopo ogni sconfitta. È un osso duro e tosto, avrebbe meritato sicuramente una carriera diversa. E chiunque verrà dopo Anna Paola Giuliani, o la stessa Anna Paola Giuliani, dovrà naturalmente fare i conti con lui, perché così vanno le cose appunto nella nostra città. Grazie, alla prossima.